Bene, salve a tutti carissimi amici, amici di quelli del telefono.it, siete nuovamente in compagnia di E Emanuele. Jacopo. Video recensione di oggi, andiamo a confrontare LG G2, lo vedete qua in colorazione bianca, contro LG G Flex. Due smartphone, due filosofie leggermente diverse per le tecnologie inserite all'interno del G Flex, solita casa produttrice LG, soliti tasti nel retro ormai in classico stile, possiamo dirlo, LG perché è stata la prima ad inventare questa tipologia qua, tante somiglianze ma anche tante differenze all'interno di questi due smartphone. Parliamo di differenze, allora a bordo possiamo trovare Android 4.2.2 in entrambi i device. LG G2 sta ricevendo Android KitKat, arriverà anche sul G Flex. Le dimensioni: abbiamo un display da 5,2 pollici per quanto riguarda il G2 e un display da 6 pollici per quanto riguarda il G Flex. Full HD per G2, HD per G Flex, 423 ppi la risoluzione di questo splendido display del G2, solamente 245 ppi per l'LG G Flex, però come vi abbiamo detto nella recensione precedente, sembra davvero un display molto più risoluto di quello che le caratteristiche dicono. IPS LCD per quanto riguarda il G2, un P-OLED per quanto riguarda il G Flex. 16 milioni di colori, touchscreen, chiaramente abbiamo tutti i vari sensori di prossimità, di luminosità, abbiamo una fotocamera nel retro che è da 13 megapixel con possibilità di girare video in Full HD a 60 frame per il secondo per tutti e due i telefoni. LED di stato nel retro per quanto riguarda sia LG G2 che G Flex, ma G Flex ha un bellissimo e devo dire bellissimo LED RGB. Abbiamo già detto Beh, manca il sensore a infrarossi. sensori infrarossi, sì, per quanto riguarda il telecomando nel G Flex, ma c'è anche nell'LG G2 la possibilità di cambiare i canali della vostra televisione o del vostro apparecchio attraverso appunto la funzione di Quick Remote. Memoria non espandibile per nessuno dei due dispositivi. 16 giga il mio LG G2 si trova anche nella versione a 32, 32 standard per quanto riguarda il G Flex. Questi due smartphone vengono girati da due processori praticamente identici, Qualcomm Snapdragon 800 per entrambi i device, a 2,2 GHz, Adreno 330, 2 GB di RAM per entrambi. 3000 mAh la batteria di LG G2, davvero molto molto buona. 3500 mAh per quanto riguarda LG G Flex. Fotocamere frontali da 2 megapixel per entrambi i device. La fuoriuscita dell'audio per quanto riguarda la musica, le suonerie e quant'altro nel G Flex è posta qui nel retro, ma vi assicuriamo che anche appoggiandolo su un piano non verrà ovattato il suono, mentre per quanto riguarda il G2 abbiamo lo speaker qui in basso. Micro USB, ricarica, micro SIM per entrambi gli smartphone e ovviamente la possibilità di effettuare un doppio tap per andare a sbloccare i due device. Stessa interfaccia, stessa UI, quella di LG, come potete vedere si muove tutto, tutto molto fluido. Così a primo impatto mi sembra più fluido però il G Flex. Guarda anche te, Sì, Jacopo. no, vabbè, ovviamente G Flex è più fluido, anche se G2, cioè non è che sia lento, alla fine, No, ovviamente. però qui, vabbè, a parte il mio G2 è carico di applicazioni, mentre per quanto riguarda il G Beh, comunque Flex metti la luminosità al massimo, è già al anche. massimo, sono tutte e Ah, due al massimo. ok. No, perché la vedevo più scuro, dicevo, magari sarei No, dimenticato. forse lo sfondo, non lo so. Vabbè, ci sta anche quella. Comunque, come potete vedere, il drawer funziona in entrambi i casi molto molto bene. Vi ripeto, il G2 è carico di 90 applicazioni installate dal Play Store più quelle di default, mentre il G2
il G-Flex, scusatemi, è praticamente formattato da capo. Andiamo a vedere questi due display, andiamo a aprire la cartella di fototest, mettiamo la solita foto, andiamo a premere la rotazione per quanto riguarda l'LG G2, display che sono due tecnologie differenti. Abbiamo detto l'IPS per quanto riguarda il mio G2, mentre per quanto riguarda l'LG G Flex abbiamo un P-OLED. Sì, ma si vede parecchio la differenza comunque. Cioè, sul G Flex è molto più acceso che in confronto al G2. E già il G2 mi sembrava parecchio acceso, Ecco, guarda questa differenza. Guarda, no, qua. Cioè, suona... quasi più tendente al blu nel G2. Sì, anche se devo dire che non so qual è ben la realtà tra le due foto. Andiamo ad aprire, ecco, magari un ritratto. Sembra più giallino, ecco, quello dell'LG G2. Sì, però sta camera color, guarda il bianco del G Flex è veramente bianco, quello del G2 è più bianco sporco, diciamo. Sì, cambiano un po' queste definizioni, guardi i rossi. Sì, rossi. No, totalmente diverso. Sì, sì, insomma due tecnologie completamente differenti. Chiaramente il G2 non si piega, non provateci a piegare il display del G2. Guardiamo anche i blu, no, questo per Dio, sì, non si zoom. Ecco qua. Sì, due tonalità completamente differenti tra i due smartphone, davvero molto differenti. Sembrano simili così a occhio, ma in realtà, aprendo appunto queste immagini test, sono molto molto differenti tra di loro. Dare il telefonio che non cambia in entrambi i casi, tranne la colorazione nera per G Flex e la colorazione bianca per il G2. Qui abbiamo la possibilità di rimpicciolire il dial e spostarlo a destra o a sinistra se nelle impostazioni utilizziamo una mano sola. Apriamo le impostazioni visto che ne abbiamo parlato. Impostazioni, così andiamo a vedere tra di loro. Non cambia assolutamente niente in entrambi i casi. Andiamo anche sul display per quanto riguarda il G Flex, sì, sono veramente tutte identiche, tranne vabbè, qualche piccola impostazione in più, ad esempio area di cattura dello schermo per quanto riguarda il G Flex, e invece se andiamo nelle impostazioni generali troviamo la possibilità di andare anche a gestire, aspettate, eccolo qua, il multitasking per quanto riguarda il G Flex. In più, no, non ci dovrebbe essere altre cose in più per quanto riguarda il G Flex. No, il menu dell'impostazione è praticamente uguale, a parte le impostazioni per la mano, poi è tutto uguale, vabbè, il colore cambia. Facciamo partire una suoneria, anzi una MP3 sul G Flex. E anche sul G2. Così a primo colpo mi sembra che il G2 si senta meglio. No, aspetta un attimo, perché Spotify ha questa funzione che la scopro sempre nelle video recensioni. Praticamente quando hai Spotify aperto da due dispositivi te lo va a far partire sull'ultimo dispositivo. Magari se prendevo la solita canzone. Ora è sul G2. Sì, no, dai G2 si sente più forte. No? Sì, sì, si sente più forte, però prima era partito così. Vabbè, comunque, cioè, magari ci influisce anche il fatto che qui abbiamo direttamente lo speaker qui sotto, mentre questo magari rimaneva un po' aperto. Quindi, cioè, oddio, si fa un'altra prova. No, ma è così, è così. Chiaramente
LG ha dato spazio, ci sono dispositivi che quando le appoggi davvero si ovatta il suono del 50%. Beh, basta prendere in esempio il Nexus 4, e quello era completamente piatto dietro, quindi o mettevi una cover che aveva dei micropiedini per tenerlo leggermente rialzato, altrimenti si tappava completamente. Però questo, per fortuna, essendo di questa forma curva e grazie al pulsante sotto del menu, quindi non dondola, però rimane rialzato per poter sentire. Fotocamera, che abbiamo detto rimane praticamente identica tra LG G2 e LG G Flex, lo vediamo anche qui dalle impostazioni, sempre 13 megapixel, sempre ottica stabilizzata, quindi abbiamo veramente le solite applicazioni su entrambi, le solite impostazioni su entrambi i terminali, quindi non importa neanche andarla a vedere perché l'abbiamo viste e riviste. Per quanto riguarda la navigazione, andiamo ad aprire in entrambi il nostro sito, allora quelli che telefonano.it e quelli che telefonano.it. Chiaramente non possiamo andare a fare un raffronto chi lo apre prima, chi lo apre dopo, perché qui non ho il wifi, qui ho il wifi, quindi non importa questo. La cosa importa è che il browser di default di casa LG ci permetterà di andare a aprire i siti internet in maniera molto molto veloce e rapida, come potete vedere, in entrambi i device senza alcun problema. Su Chrome in entrambi i casi abbiamo qualche scattino. Andiamo ad aprire anche The Verge, almeno abbiamo anche il sito che tutti fanno vedere, quindi hai sbagliato, hai ragione, ma Google ce lo trova comunque, chissà come mai. Allora, qui l'abbiamo già in modalità full, qui ce lo aprirà in modalità mobile, quindi non andiamo ad aprire sito desktop, ecco qua. Allora, no, qui ancora in modalità mobile. Allora, andiamo in fondo, full site. A volte lo prende, a volte non lo prende. Ora chiamiamo The Verge e gli diciamo: ascoltate, mettete questa modalità full subito, tanto il G-Flex è già pronto da mo'. Ecco, qui si vede notevolmente la differenza dei bianchi tra il G2 e il G-Flex. Io preferisco vedere il G2 tutta la vita, anche i colori. Ma magari, diciamo, il bianco, non essendo proprio acceso nel G-Flex, nel G2 magari può dare meno noia agli occhi alla lunga, però esteticamente è troppo bello quello del G-Flex. No, a me piace più quello del G2. Cioè, perché è un colore vero alla fine. Chiaramente sono gusti, e come tali, ora grazie, anche il cellulare scarica, così la luminosità al massimo. Non me l'ha fatta mettere comunque, meno male. E, vabbè, sono gusti, l'importante è la navigazione. Navigazione promossa in entrambi i device, molto molto fluida. Abbiamo sentito l'audio, abbiamo visto la fotocamera, visto lo schermo, abbiamo visto più o meno tutto. Andiamo a vedere anche la tastiera del G-Flex. Tastiera che devo dire fa un bel effetto per quanto riguarda l'ampiezza anche di schermo. Abbiamo i tasti numerici in cima, quindi molto molto comoda, ma soprattutto andare a digitare un testo con il G-Flex è davvero... Vabbè, qui si mette... Allora, ecco, come potete vedere, molto molto semplice andare a digitare anche un testo. Due terminali davvero molto molto differenti tra di loro. Uno è curvo, l'altro no. Si può anche vedere. Chiaramente due categorie molto molto differenti. Io preferisco chiaramente una portabilità maggiore come ci dà il LG G2. Ah no, certo, l'ho detto, secondo me è scomodo per i 6 pollici, poi addirittura andrebbe provato a tenerla alla lunga, magari in tasca. No, in tasca è comodissimo. Ah sì? No, sì, perché ha questa forma curva che in tasca davvero è molto ergonomico come dispositivo. Io pensavo il contrario, cioè essendo curvo magari faceva più bombato dentro la,
la tasca e quindi magari non aderiva alla gamba. No, anche e soprattutto nella tasca dietro, avendo la curvatura. Vabbè, dietro di sicuro. È davvero molto molto ben bilanciato. Però insomma, vabbè che non si piega, però io... cioè, vabbè che si piega, però nella tasca di dietro io non lo terrei mai. Chissà mai. Rischi, vabbè, ti metti a sedere, dici tanto si piega, poi strack. Se no ti vengono le bolle sul display, come dicevano tutti. Sì, vabbè, comunque questa cosa delle bolle del display, diciamo, è stata proprio una bolla di sapone, perché si è sentita all'inizio, proprio quando è uscito, quando è stato presentato, poi non ci sono stati più casi di nessun genere. No, in effetti è proprio così. Se no si prova ora a piegarlo insistentemente. Tanto non è nostro, sì. Finché non viene una bolla, poi gli si rende, ops, vabbè, mandalo all'LG. Tanto se lo ripara. Decidete voi qual è il vincitore, qual è il migliore. Secondo noi preferiamo chiaramente una portabilità come ci può offrire il nostro G2. Da Jacopo ed Emanuele è veramente tutto e ci sentiamo al prossimo video. Ciao a tutti!